The Show. Ma perché si festeggia la festa della donna? Perché le donne hanno le tette. Università degli Studi di Milano, giornata internazionale della donna. Perché si festeggia? Beh, sicuramente per ricordare il cammino che le donne hanno fatto per l'ottenimento di diversi diritti. E per commemorare, insomma, i diritti delle donne, le donne che hanno protestato per avere diritti uguali agli uomini. È una giornata non solo per ricordare, giustamente, ma anche per tenere a mente il fatto che la posizione della donna, per quanto siamo nel 2016, non sia paritaria rispetto all'uomo e non sia scontata. No? Potremmo dire che si festeggia per commemorare la lotta che le donne hanno fatto in tutti questi anni per ottenere i propri diritti. Cioè, in realtà non è una lotta proprio conclusa, perché ancora non c'è completa parità tra uomo e donna. Siamo qui al Coco per festeggiare la festa della donna. Siamo donne, giuro. Ma perché si festeggia la festa della donna? Non lo so, rispondi tu. Si festeggia perché? Perché le donne hanno le tette. E le donne hanno dei valori. Tra cui le tette, i valori. È un valore importante, no? E dovrebbe essere tutti i giorni la festa della donna. Noi dobbiamo partorire, siamo più intelligenti. Perché si festeggia l'8 marzo? Non lo so neanch'io. Però tu sei donna. Saranno nate più donne quel giorno. Tu ti ritieni sessualmente emancipata? Emancipata? No. Sessualmente? No. Dico sessualmente emancipata? No. Non ho capito. Ma sai cosa vuol dire? No. Tu ti consideri sessualmente emancipata? No, dai. Cosa? Non ho capito la domanda. Tu ti consideri sessualmente emancipata? C'è tensione nell'aria. Oh. Sessualmente emancipata? Sì. Cioè? Come cioè? Ma che cazzo di domande sono? Non lo so. No, anni di battaglie. Sì, anni di battaglie. Ma tu ti consideri sessualmente emancipata? No. No, risponde lei. Che ti ho chiesto una cosa brutta. Tu ti consideri sessualmente emancipata? No. Lei è rimasta negli anni 40, ragazzi. Devi capire che la situazione è molto tragica in questo momento. Quindi emancipata è una parola molto complicata. Quali sono i vostri modelli femminili a cui vi ispirate? De la Vigne. Chi? Cara De la Vigne. Posso chiederti perché? C'è chi risponderebbe Madre Teresa di Calcutta o altre donne del genere. Perché è Cara delle Vigne? Perché è figa. Perché è figa, ragazzi? Federica Nargi. Federica Nargi è il tuo modello femminile. Il modello di donna, Federica Nargi. Quali valori ti trasmette? Perché? Perché ha un fisico stupendo. Assolutamente sì, le suffragette sarebbero orgogliose di te. Tu invece? Napoleone. Napoleone aveva il... Donna. Madonna, non si sa mai. La Madonna. È rimasta incinta senza aver avuto un rapporto sessuale. Cazzo. Sara Sampaio, Cara della Vigna. Non lo so. Sono delle modelle di Victoria's Secret. Ah, le modelle di Victoria's Secret, beh, sono modelle femminili. Certo. Come pensi di festeggiare te questa festa della donna? Beh, a me non me ne frega un cazzo. Severo ma giusto, ragazzi. Cosa deve fare un ragazzo per renderti felice durante la festa della donna? Regalarmi fiori. Qualcosa di plateale, devo essere importante, ok? Quindi che tutti lo devono sapere che io sono importante, quindi qualcosa di molto grande. Non chiedermi cosa perché non lo
so. Qualcosa di molto grande. Non è una festa in cui bisogna uscire la sera a divertirsi, andare in discoteca o andare chissà dove, ma bisognerebbe soltanto ricordarsi che per arrivare dove siamo oggi si è fatto un cammino molto difficile, sono morte molte donne per poter ottenere i diritti che abbiamo oggi e che non sono così scontati in realtà. Saluta The Show! Per la festa della donna! Devi continuare il saluto. Questo qua è il video speciale in Vino Veritas, festa della donna. Quando bevi, diciamo, sei più incline a conoscere nuovi ragazzi? Cioè, per un ragazzo è più facile, diciamo, approcciarti, provare con te? Naturalmente, cioè, ovvio. Io vado in giro, scracco delle paglie, faccio due balotte, come si dice in bolognese. Ho sparato uno shuttle che... No, 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 ma uno stronzo grosso come il polpaccio con Don Biat, ti giuro, guarda. Non so se esserne fiera o preoccupata, no, ti giuro. Tranquillo, zii. No, 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 risolvo io la situazione. Aspetta, eh. Vegano, vegano, poi cago bambini morti.